Ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi un nuovissimo video. Oggi sono qui per mostrarvi, non so quanti, aspettate che li conto. Penso ragazzi che sono sette, sì, i miei sette trucchetti per, diciamo, tutte le ragazze che non so, non riescono a fare qualcosa. Oppure, comunque, sono questi sette trucchetti beauty che io praticamente ho adoperato da un po' di tempo qui sul mio modo di truccare, sul mio canale, vedendo anche altri video di altre ragazze. Ho preso spunto, molti già li sapevo, molti li ho copiati, quindi non scrivetemi, ho fatto questa cosa di comunque niente ragazzi e ragazze, io vi lascio al video, spero che questo video vi piaccia, che vi tenga un po' di compagnia. Vi mando un grande bacio, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commentino qui sotto. Ciao. Allora, avete detto eyeliner perfetto? Io ho la soluzione, serve solamente uno scotch e appunto un eyeliner. Dopodiché andate ad applicare lo scotch praticamente dove voi volete fare la vostra linea. Ad esempio io voglio la linea un po' più alta e più allungata, vado proprio a colorare dove voglio, non mi preoccupo proprio di essere preciso, tanto lo scotch fa tutto. Posso fare anche dei tratteggi, delle linee a caso, posso, vedi, mi diverto sullo scotch, una cosa troppo yes. E quindi vado a fare la mia linea, proprio linea d'eyeliner, in questo modo. Congiungo bene tutto e faccio la linea dell'eyeliner. Questo qui è per fare la codina perfetta. Come potete vedere abbiamo avuto la prova del 9, che la codina è venuta top. Secondo trucchetto, il protagonista è il mascara. Capita a tutti quanti, anche i makeup artist più bravi, di sporcarsi mentre mettiamo il mascara a qualcuno o ci mettiamo il mascara. Ad esempio, vedete, ecco, abbiamo rovinato tutto il makeup in questo modo. Ci serve solamente un po' d'acqua, un cotton fioc, lo immergiamo, togliamo l'eccesso d'acqua e basterà solamente poggiare e strofinare facendo dei movimenti rotatori sull'occhio e il trucco sarà praticamente perfetto, non sposterà neanche l'ombretto nel caso l'avevamo già applicato in precedenza. Secondo, ebbene sì, uno scrub labbra naturale, se non si ha uno scrub, tutti penso che si lavano i denti, un dentifricio, esatto, un dentifricio usato come scrub labbra, perfetto. Andiamo praticamente a prenderne un pochino e a metterlo sulle labbra, in questo modo, andando proprio a strofinare fin quando non fa questa leggerissima schiumetta bianca, leggerissima, cioè che è anche evidente, diciamo, ragazzi. E penso veramente che sia uno scrub naturale, le mie labbra sono subito più rimpolpate, veramente non so se è una cosa, un fatto psicologico, ma veramente sono top, quindi userò sempre il dentifricio. Non tenetelo più di 10 secondi, altrimenti le labbra iniziano a bruciare. Sappiamo tutti che per applicare l'illuminante usiamo questo pennello qui a ventaglio, ma nel caso noi non dovessimo averlo, possiamo benissimo ricrearlo. Tipo se abbiamo un pennello da fondotinta piatto così, appunto per prendere il fondotinta, ci basterà prendere una pinzetta, non mi ricordo come si chiamano quelli, becco di cigno, becco di gabbiano, non ricordo adesso. E in questo modo, vedete, andremo ad allargare le setole, trovate la giusta posizione per voi. Andremo appunto ad allargare le setole e diventerà appunto un vero e proprio pennello a ventaglio da illuminante. Altro trucchetto quando un mascara è secco oramai, prendiamo un bicchiere d'acqua con l'acqua bollente necessariamente, lo infiliamo all'interno e teniamolo 5 minuti. Passati 5 minuti estraiamo il mascara e facciamo appunto dei movimenti circolari, proprio lo strofiniamo come quando sentiamo freddo e facciamo così alle mani, lo strofiniamo appunto tra le mani, tra le dita, e la formula risulterà subito più viva, più nera e molto più yes. Coprire le occhiaie, avete detto? Sì, come copriamo le occhiaie? Con un classicissimo rossetto rosso. Mi starete chiedendo come faccio? Con un rossetto rosso? Bene ragazzi, andiamo ad applicare il rossetto rosso sulla zona dell'occhiaia, perché il rosso, un rosso caldo, andrà a contrastare il blu dell'occhiaia. Lo applichiamo proprio così
e poi con i polpastrelli andiamo a sfumare. Dopodiché c'è chi applica il fondotinta sopra, ma io applico del correttore, ora sembro un mostro, sì. Applico del correttore per andare appunto a neutralizzare. Lo applico con la Beauty Blender, la mia fucking Beauty Blender, scusatemi. Quindi vado a prendere le mie tonalità, che so già quali sono, e vado appunto a coprire il rossore, e così non uscirà più il blu dell'occhiaia, comunque il viola, il grigio, il colore proprio freddo, scuro dell'occhiaia. Vi assicuro ragazzi che è una svolta per chi ha delle occhiaie pazzesche, è veramente una svolta, voi non ci crederete mai, ma il risultato è proprio pelle piallata, pelle photoshoppata, veramente veramente molto bello. Vedete la differenza da questo a, vabbè, questo è col rossore, col rosso praticamente, ed è proprio un trucco top. Poi passo della cipria, se non si ha troppe rughette, proprio per andare a fissare tutta questa ambaradam di roba. Io ho tantissimi rossetti bellissimi colorati, però tantissime volte i colori più belli non sono matte, ma sono appunto satin o metallizzati oppure proprio lucidi, perché a me fanno proprio io amo il matte. Quindi vado a stendere il rossetto, a prendere poi una velina praticamente, vedete che è lucido quindi a me non piace, prendo una velina, la metto sulle labbra e con un pennello con parecchia parecchia cipria vado appunto su a tamponare. E il risultato sarà di un rossetto matte a lunghissima tenuta. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. E non dimenticate di seguirmi su Instagram e su YouTube, sempre con Mr. Kevin Makeup. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!